Vincenzo e Nicola sono arrivati poco dopo mezzogiorno ad attenderli gli amici, i parenti e tanti curiosi. I feriti di padre e figlio morti mentre lavoravano in una cisterna alla zona industriale di Molfetta hanno sostato anche davanti alla villa di famiglia in via Balice alla periferia di Bitonto. Un silenzio assordante e poi il pianto in piazza 26 Maggio coperta di fiori. Nella Basilica dei Santi Medici qualcuno tra le lacrime racconta di come sia Vincenzo che Nicola erano allegri, sorridenti, pezzi di pane. Un amico si copre il volto e grida di non poterci credere. Qualche giorno fa abbiamo preso un caffè insieme. Vincenzo era davvero un giocherellone. C'è chi invece vuole ricordare il piccolo Nicolas di soli 3 anni che ha perso il papà troppo presto. Oggi pomeriggio intanto i funerali. Ci sarà il sindaco di Bitonto Michele Abaticchio e di Molfetta Paola Nataricchio.